Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te, lui, venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Con questa raccomandazione Gesù non intende dare norme di comportamento sociale, ma una lezione sul valore dell'umiltà. La storia insegna che l'orgoglio, l'arrivismo, la vanità, l'ostentazione sono la causa di molti mali. E Gesù ci fa capire la necessità di scegliere l'ultimo posto, cioè di cercare la piccolezza e il nascondimento, l'umiltà. Le parole di Gesù sottolineano atteggiamenti completamente diversi e opposti. L'atteggiamento di chi si sceglie il proprio posto e l'atteggiamento di chi se lo lascia assegnare da Dio e aspetta da Lui la ricompensa. Non dimentichiamolo, Lui ci dà un posto molto più bello di quello che ci danno gli uomini. Il posto che ci dà Dio è vicino al suo cuore e la sua ricompensa è la vita eterna. Oggi Gesù si fa voce di chi non ha voce, rivolge a ciascuno di noi un accorato appello ad aprire il cuore e fare nostre le sofferenze e le ansie dei poveri, degli affamati, degli emarginati, dei profughi, degli sconfitti della vita, di quanti sono scartati dalla società e dalla prepotenza dei più forti.